Benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Eleonora e oggi trattiamo l'argomento della violenza ostetrica. Sono stata molto indecisa sul trattare o meno questo argomento sul canale, ma mi è stato chiesto da diverse persone di voi di commentare i fatti accaduti all'inizio di gennaio, la storia di cronaca che tutti conoscerete del bambino che purtroppo ha perso la vita in un ospedale qui di Roma mentre la mamma lo allattava. La mamma si è addormentata e quando si è svegliata il bambino non c'era più. Questo evento è stato commentato davvero da tutti, direi, tutte le testate giornalistiche. Io ho ascoltato con grande piacere la puntata di Morning. Ci sono state tantissime testimonianze di donne anche sui miei canali social che mi hanno scritto in privato, chiedendo di dare un po' voce a questa situazione. Ecco quindi perché ho deciso di parlarne. Ci tengo a precisare che io non mi sento parte in causa, nel senso che ho avuto indubbiamente due parti difficili. Ho avuto però la grande fortuna, così come tante altre donne, commentavano, di avere una stanza privata, mio marito presente sempre in ospedale con me, di avere un'ostetrica dedicata, privata, pagata da noi, che mi ha seguito sia prima che durante che nel postpartum, e una persona, tra l'altro, che mi diceva: se sei stanca, manda il bambino al nido tranquillamente. Quindi non ho subito nessuna di queste, diciamo, situazioni che molte donne invece stanno raccontando in questi giorni. Tuttavia, vi posso dire che ho subito invece come neomamma molti commenti davvero negativi, anche cattivi, sia sui social. Io avevo appena aperto il canale raccontando la mia esperienza del mio primo mese da mamma e le difficoltà e la fatica di quei primi giorni. Diverse persone mi commentarono: ma che cosa vuoi? Ma sei fortunata, hai un figlio, ti lamenti pure, la fai sembrare una tragedia. Ecco, oggi io voglio dare voce a questo e dire a tutte le mamme che mi ascoltano e che mi ascolteranno in futuro che va bene, non c'è niente di sbagliato nell'essere stanche, non c'è niente di sbagliato a mandare tuo figlio al nido. Se sei stanca quando sei in ospedale, a chiedere aiuto se ne hai bisogno, non c'è niente di sbagliato a voler dormire perché hai passato, ognuna di noi, solo chi ha partorito lo sa che cosa significa, e non c'è nulla di sbagliato in questo. Non c'è nulla di sbagliato se non vuoi allattare o se non puoi allattare o se non vuoi attaccare tuo figlio ogni ora, perché per alcune di noi allattare vuol dire questo. Non c'è niente di sbagliato se vuoi conservare il tuo corpo per te e non ti va di metterlo a disposizione per 6 mesi, un anno a un altro essere umano. Va bene così, questo non farà di te una madre peggiore. Io credo che tutte noi, nel momento in cui affrontiamo una gravidanza, soprattutto se siamo alla prima, dobbiamo capire esattamente come ci sentiamo, iniziare a dialogare con noi stesse, a pretendere rispetto dalle persone che ci circondano, siano essi le persone che lavorano nell'ospedale nel quale andremo a partorire, ma anche e soprattutto tutte quelle persone della nostra famiglia, suocera, madre, marito, che dovranno poi sostenerci nel momento in cui torneremo a casa col bambino, perché la violenza per le donne e per le mamme non è soltanto quella che subiamo e che possiamo subire nella struttura ospedaliera e che può provocare davvero, come abbiamo visto, delle tragedie, ma è anche quella che subiamo e che subiamo quasi tutte noi quando torniamo a casa. La cosa importante, secondo me, è capire che cosa è giusto per te, cosa fa bene a te, cosa rende te una buona madre, e non sarà mai la stessa cosa che funziona per me, perché siamo tutte diverse. Anch'io ho passato tanti momenti brutti e posso dire che tutto ha origine nel non ascoltarsi, cioè quando ci forziamo a fare cose che non fanno per noi, è lì che il meccanismo comincia ad incepparsi e a non funzionare. E qui chiaramente non mi riferisco alla tragedia di cronaca, appunto, che
non voglio dilungarmi a commentare, non credo sia opportuno commentarla, ma semplicemente prenderne atto per cercare di aprire gli occhi alle persone su un fenomeno che è quello di come si sentono le donne dopo che hanno partorito, che spesso non viene considerato perché si considera molto di più il bambino e molto meno le esigenze delle donne, che invece hanno tanto o tantissimo bisogno di essere sostenute in questo momento che è così complesso nella nostra vita, felice ma complesso. Vi invito a commentare questo video se voi vi sentite parte in causa in questa storia, se avete subito comunque violenza sia nella struttura ospedaliera ma anche poi al ritorno a casa, perché questo può essere utile per altre donne che si troveranno in futuro ad affrontare queste situazioni e magari sapranno meglio come gestirle perché saranno già preparate e diciamo arriveranno con una forza interiore maggiore all'evento e alla situazione che si presenterà. Grazie per essere stati con me anche oggi. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e a venire a seguirmi su Instagram. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!